Allora, a grandissima richiesta, tu dovrai provare questa. A richiesta? Sì, io ho fatto due video di gameplay sul gioco e mentre giocavo ho detto devo farglielo provare, voi che ne pensate? E mi hanno detto vai, per cui ho cancellato tutto e sei proprio Allora, nuovo, io noto due cose, vergine. che la build è la 1, quindi Vabbè. non stiamo parlando di alfa o cose No, 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 è terribili, già uscito il è gioco. che di Key of Logos è quello che sta succedendo di recente alla Marvel. Esatto. Ok, va bene, non c'è l'italiano. Te lo metto in È un mano. Souls-like, mi ha È detto. un Souls-like, sì, assolutamente un Souls-like. Vabbè, è fatta. Oh, sì, esatto. Vai, vai. Partono direttamente i crediti. Sì. Fu così che l'avevano patchato ed era diventato Un gioco un perfetto. gioco perfetto. Ma è già un gioco perfetto. Già, quando mi metti la citazione all'inizio del gioco, già è. Oh, Mua! l'ha fatto anche Uncharted. Esattamente. Quindi, no, già capisci che è un progetto Si prende diverso. molto sul serio. Certo non mi aspettavo il fantasy. Ti sbattono in faccia le orecchie a punta, è la prima cosa che Anche vedi. sì, prima del culo, che è già un valore aggiunto. Non c'è. Aspetta, Cosa non aspetta, no. c'è? Non c'è HUD, stavo dicendo, mi è apparso dopo. Sto cercando di capire, visto che non c'è stato un prompt che mi No, dicesse come no, attaccare. no, no. Sì, potevi anche. Cioè, l'istinto puoi anche loccare, eh. Non ci hai Ok. neanche provato. Dai, so Male. una volta un tasto alla volta, sennò. Ok, allora quello esatto. Quindi abbiamo. Non salta sul No, non posto, salta sul quindi niente bunny posto. hop. Scivolata. Sprint con cerchio e da fermo la scivolata diventa un accucciarsi. È abbastanza complesso. Mi chiedo se accucciarsi servirà mai a qualcosa. Ho un dubbio al Sì, ci riguardo. sono i passaggi bassi più Ah, vedi, difficili non da. ho. Oh! Sì. È un parry? Sì. Allora. Te lo dico già adesso, se non che il parry ti fa consumare un botto di stamina, Lo quindi, vedo, è lì sì, sotto. quindi, sì, quindi tecnicamente ti punisce Dipende tantissimo. da qual è il premio. Ma, In realtà mi aspettavo molto vai, peggio. vai, no, Ah, no, vai, vai, ok. vai, vai. Oh no, storia. C'era anche una tizia annegata lì Ma sotto. quelli saranno i genitori, sicuramente. Figurati. Io penso che sia il boss finale, comunque. Secondo me è colpa sua. Quello era un eroe che stava cercando di sconfiggere il male. Tu l'hai ucciso. Una sorta di Halla in fiamme. Sì. Sono coinvolto. Sì, no, il mood è tanto. Ci sono certe zone, certe cose, tra cui anche questa, la musica fa tanto Shadow of the Colossus, comunque ti fa sembrare questa cosa di atmosfera di luogo abbandonato, magico e misterioso, con antiche tecnologie strane. Poi appunto l'hai visto, non ci sono tutti questi dialoghi, almeno No, ma inizialmente. dialoghi? Non c'era neanche un pensiero. Ormai questi videogiochi è possibile farli proprio in nome del fatto che esistono engine e motori che fanno parte del lavoro in automatico, mentre prima dovevi fare tutto a mano, quindi in realtà. Dai, c'è il Shadow of the Colossus, dai. Sì, no, vabbè, c'è chiaramente. Non si saprà mai dove ha preso quella sella comunque. Sto diventando Eragon di colpo. O meglio, il film.
poi c'è, qua l'ho detto pure nel video, la cosa che mi triggera, non è sotto pancia, quella sella non ci può stare ferma sull'animale se non gliela fissi sotto la pancia, mi dà troppo fastidio questa cosa, è così sbagliata, vabbè, comunque. Ok. Adesso... Ah, la L che fa da fumo. Penso sia un tipo piumette in realtà, se guardi molto da vicino, vedi? Ah, perché anche sotto. Sì, sono piumette. Ho visto solo L, non avevo visto la Y. Male, male, qua devi stare molto attento perché... Ok. Bene. Vabbè, ah, quindi è una... Io mi aspettavo un arcade super immediatissimo con livelli circoscritti. No, invece... no, ma che? Ma stai scherzando? Abbiamo il giocone, sì, open map. Inventario, magie, equipaggiamenti, lore. Sì, sì. Wow, addirittura. Dai, vai. Quindi c'è sicuramente... Non si sa da dove sei arrivato tu, però va bene lo stesso. Nessun tesoro dietro? No. Ah, questi autori non hanno mai videogiocato. Allora, per quello che credo sia, mi sembra anche particolarmente grazioso. Il consiglio che davano anche nella guida è di non rompere le casse con la spada, ma fare la scivolata, perché la spada ha una durabilità. Oh. E le casse... La durabilità è quanto è pieno quel robo arancione. Esattamente. Mamma mia, che treno che sono. Materiale? No. E ok, options. Resume? No. No. E vabbè. Ammazza, tra l'altro, molto bello l'elfo che va ad addestrare la creatura mitica. Grazie. La creatura mitica attraverso un legame con la natura, l'affetto, le bacche, poi beve la pozione, bah, sti cazzi, e butta giù la bottiglia di vetro. Ma perché è vetro magico che si rompe? Oh, thou should make. Ah, me lo dici adesso? Vabbè, è giusto, giustamente prima fai sopravvivere il pericolo e poi se sei abbastanza abile ti insegno a giocare. C'è un altro. Sì, no, ma immagino che siano... Allora, magiche... Magice. Ok. Sì, no, non, ah. Se non ce l'hai comunque, penso c'è la spada di merda comunque. D'accordo. Comunque, questo glow è di starci proprio attento per vederlo. Ok, d'accordo. Che succede? Che ansia. Allora, gear. Ma sì, le frecce, la cosa da mangiare, le vere cose. Mamma mia, grezzino. Ok, vabbè, per ora penso di non dovermi effettivamente concentrare troppo su questo. Ok. E questo... Ah, infatti. Ah, we have a bonfire. Fine, checkpoint. Sì. D'accordo. Non so perché continua a non parlare con le statue, ce n'era una al bivio. Va bene. Che sono incredibilmente mimetiche. Ok, il dodge appare solo quando hai un lock. Va bene, altrimenti fai la scivolatura. Io non dico niente. Oh! Ecco la schivata. Ma sono mandragore! Sì. Oh merda, è proprio... Ma che cazzo! Fortissima.
Questo, oh no, questi sono quelli che hanno preso il genere solo Select dicendo ti dico, la gente piace le cose difficili. E lo sai, te lo posso assicurare, te lo posso assicurare, l'hanno nerfati tantissimo. E non nerfati? Questi cosi con tre colpi ti ammazzavano prima. Nemici che arrivano dopo con un colpo di shottavano. Quindi c'è la relazione con la creatura e contemporaneamente immagino che avrebbero dovuto darti uno scudo prima di provare ad affrontare due creature così dannose. Oh, ma come, ci sono sti dettagli carini. Vediamo un po' se... E poi, più muore, più ti si abbassano le statistiche. Le statistiche? Vedi? Prima era meno 0, ora è meno 3. E poi per recuperare dovrai riposare in determinati posti con un piccolo rischio. Santo cielo, non capisco perché mettersi nella... va bene, ammazza che animalaccio. No, ma poi è una bacca, si stressa subito sto coso, cioè è proprio una merda d'animale. No, più che altro ti metti in briga di costruire un videogioco, però poi non spendi un po' di sviluppo per inserire prompt, le testi, indizi su quello che dovresti poter fare meno. Ok. Ottimo. Uno alla volta. Le altre cose alla faccia del tracking, cioè tu perché continui a fare l'attacco pesante? No era solo il primo, l'ultimo è stato pesante, gli altri erano attacchi leggeri. E quindi ucciderli immagino che offra qualcosa di buono, perché altrimenti... cioè l'arma finale. Vai. Punti esperienza, una sorta di... Allora, a me è capitato giocando un tratto che mi ha detto hai livellato, però non c'è visivamente, non ti appare tipo 2 punti esperienza, 10 punti esperienza, però credo che te li diano, visto che ad un tratto avevo ucciso un nemico e mi ha detto sei salita di livello. Vai. Ho le caratteristiche dimezzate. Vai. Ma letteralmente dimezzate? Tu vai. Tra le altre cose, se per sbaglio... Il fatto è che le animazioni... non ci sono neanche le combo? No, almeno non con quest'arma, almeno non per adesso. Ma il target è un difetto, quindi. Perché non, cioè, se... Non spammare attacchi, perché... Ecco. Non devi usare... Cioè, se usi il target ti fanno l'attacco a rotazione... E ti vedi? Cioè, se non usi il target... Ti ha fatto un liscio incredibile, comunque non vorrei dire... Ho premuto il salto... Avrà preso una delle due... Ok, la morte di quella... Guarda, senza target... Guarda come spamma l'R1, bravo! Certo, bravo! Va bene, abbiamo capito che la meccanica base di gioco è rotta. E non ti offre la possibilità di... No, più che altro, stavo dicendo prima, purtroppo non avendo Estus, cioè non hai la ricaricabile, hai solo consumabili. Infatti la pozione di prima non è più tornata. No, l'unica cosa che puoi fare è devi rompere le casse, perché rompendo le casse puoi trovare delle cose dentro. O trovare un nemico incazzato a me. C'è una strada là comunque. Sì, lo so, ma... No, siccome io non l'avevo vista inizialmente. No, io stesso... Cioè, un gioco senza target può essere perfettamente lecito, tra l'altro Monster Hunter non ha target, per fortuna. Adesso l'hanno aggiunto dal 4 in poi. Anche se penso che il 3 Ultimate avesse un ibrido. Però va benissimo. Così come in Dark Souls, una volta che hai un po' di esperienza ti viene anche più comodo non usarlo, però contemporaneamente non puoi avere la base del sistema di combattimento così. Non è un'ambientazione espansa, è proprio. Ok, quindi devo provare. Parato. Esatto, faccio la scivolatina. Sì, questo è un consiglio proprio che ti davano. Ok. Non so perché deve dare il calcio, potrebbe... Sì, no, basta, infatti... è proprio bulla, comunque. Questa mi pare che sia un baffo di fuoco, per fare più danni, non serve, non è una cura. Firisa, vediamo un po' se c'è una sorta di... Gear, misc. Ok.
un fluido combustibile estratto da una rara pianta. Sì. Ah, ok. Va bene. Per quanto tempo lo si scoprirà? Attenzione. La prima volta mi sono cagata sotto perché c'erano le casse che si muovevano, ma evidentemente perché si era attivata la fisica, solo che ho visto questa cosa che si muoveva. Siamo dietro la porta che non riusciamo ad aprire. Esattamente. Ok. Ah, questa è nuova. Ok. Ho scivolato. Mi sono permesso. Ma come? Non è neanche uno shortcut. Ah, c'è la levona. Sì. Ok. Molto, tra l'altro, super, super evidente. Ok. Poi fanno ci questi dettagli. Sì, certo. Ma ci sono dei dettagli. Per esempio, ci sono le mosche all'animazione che se, le scaccia. Per esempio, se queste piantine uniche, insomma, queste piantine particolari che vengono esplorate, che vengono trovate nella mappa, fossero piccole cure o regen. Si trovano dei funghi da mangiare. Guarda. È un Trent zoppicante. Sì, poverino. No, allora sì, conviene metterti al target. Sì, vedo che si girano. Lo sai che si gira se ti guarda? Sì. Ah, che culo. Evviva. Ma sì, ma ti conviene usarla perché tanto ti shottano. Quindi non essere... mi conviene usarla. Se mi shottano non mi conviene usarla. Ok, non so. Devi rompere le cose, ti ricordo, perché puoi trovare le cose dentro. Ok, ci sono stati già particolari vivi comunque, da tenere d'occhio. Quello ho lo scudo, chissà se una volta ucciso posso raccoglierlo. E laggiù c'è un oggetto, o un'energia, una runa, qualcosa. Carina la mappa così. Cioè si vede tantissimo che è praticamente fatto, tra virgolette, in casa, però... Ah, niente di... ok. Vediamo un po' se esiste tipo il backstab. Che cazzo. Guarda quanto si confondono. Dov'è quello? Oh, attenzione, abbiamo droppato qualcosa. Frecce. Sì. Qui c'è un'entrata e quella porta probabilmente chiù. Listen. Ah! Questo protagonista per ora non ha... ha proprio lore questa. Ok, d'accordo, abbiamo... non neanche a dire, proprio... sono una sorta di audiolog non doppiati. Sì, sì. Ok. Sì, io potrei... Tutto questo è il tuo compagno, ti ha mandato a fanculo. No, ma allora mi pare lo puoi chiamare, prendo la freccia in basso. Però... poi arriva. Gli daremo il tempo. È interessante che zoppichino in realtà. Anche se... ciao! Nope. Mamma mia, il tempo di recupero d'animazione è terribile. Non d'ora di là, c'è un altro. Ah, sì. Cioè, praticamente... oh, 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 oh. E la scivolata? Cioè, praticamente sto giocando con la scivolata al posto della schivata canonica di gameplay descritta dal menu di tutorial, ossia quella che appare con il target. Scivola. Oh, che è successo all'inquadratura? Scivola. Scivola! Wow. Mamma mia. Oh, la stamina, la stamina! Hanno tutti la faccia di Solas. Sono tutti dei Solas di legno. Sì, ma per ora il cavolo che ho avuto anche solo la pietà da parte del gameplay di darmi un sollievo. Cioè? Non mi ha uccidere, non ha nessuna influenza sui malus delle caratteristiche della morte. No, vabbè, no, almeno non visibile.
No, no, il malus della morte li sblodi, togli in un altro modo. Eh sì, mi hai detto facendo una sorta di... Sono... Non sono gli stessi, no, no, okay, perché di là si va più all'interno dell'edificio. Qui abbiamo altre bacche, ma sono le stesse di prima. Sì. È respawnata. Sì. Allora, per ora... Non ci vuoi entrare, va? Stai andando avanti. Ah sì, eh? Pensavo che andando avanti... Andare avanti fosse proprio entrare. E allora proviamo a fare questo passaggio. A meno che... non è che per caso sarebbe fighissimo. Ah, questa cosa mi è piaciuta. Carino. Abbiamo sgamato un'entrata super... No, questo si solleva, non te lo dico prima, io... Ah, quindi abbiamo un finto shortcut. Sì. No, va sollevato, salendo sopra c'è una leva, perché sono stata 3 ore e mezza a dire magari devo tagliarlo, magari devo stare attenta a tagliarlo senza colpire la roccia, che se no mi fa esplodere la spada. Okay, d'accordo. È una citazione a Final Fantasy. Esatto, stavo dicendo alla sindrome dei Lucy Scaro. Arbor Sanctum. Ok. C'è pure lo sprint sulla scala, incredibile. Attento al buco. Matto nel... No. Vabbè, no. Devi saltare. No, il buco. A me da questo punto di vista non è Dark Souls. Sì, no, il salto è estremamente... Ok. Esatto. Io fossi stata in lei... sicuramente ha una conoscenza della natura maggiore, appunto ha fatto un tiro a conoscenze. Però non ha dovuto farci la pipì sopra e farlo crescere, attenzione. Vabbè, che ne sai, magari ce l'hanno fatta la pipì solas di legno prima. Sì, che paura ste casse comunque. Questa è una cosa talmente tanto Dark Souls 1 da fare quasi una strana impressione. Tra l'altro non mi aspettavo doppiaggio. Sì, anche io mi sono abbastanza emozionata quando l'ho sentito. Io mi faccio gli affari miei perché sono al piano superiore. Se vuoi essere salvato, o cado, o troveremo il momento che vado al piano inferiore. Questo mi sembra anche una sorta di... Se non ho frainteso la creatura di cui stiamo parlando, qualcosa che mi ricorda un momento splendido di Fallout 3. Qui. Oh, Bonnie, che succede? Chi ha rotto cosa? Dov'è il mio hall? Il tuo hall? A che serve? Ah, è questo? Thank you. Heavy machine gun. Attenzione. Tu puoi parlare? La porta è chiusa da due corde comunque, eh? Cioè, hai una spada, milady. You're still so young. But I see it. I certainly do. That fire in your eyes, with determination. I can tell you've got some fight in you. I'm just a humble wheat trader. I mean no harm. I have done no wrong. Those things, they threw me in this damn cell. I did nothing but dirt for days. Heaven knows what they've got in store for me. Wooden aberrations. Bloody wooden beasts. Utter madness, I tell you. There was an ambush. My mates, they... Oh, heavens above. We were stashing our wares at the usual trading spot, inside an arx up north. I know it must be close by, for they haven't dragged me far. My abductors may have returned then. Up on the cliff overlooking this sanctum, across the broken arc, one of the woodmen should be carrying the key. I beg of you, please, you must find it. Stavo per dire che mi sembrava inizialmente un umano e dicevo, che ne sai di che sono giovane, potrei avere 130 anni. No. Poi, comunque... No, questa, è un elfo super baffoso. Questa specie merita di essere punita perché continuano a essere due corde comunque. Vabbè, ma la natura, cioè, che poi mica tu rompere la natura. Ok.
per farsi male allo stinco. Esatto. Ah, ma quindi sono RNG? Mi sa, perché base damage meno 15, poison damage più 10. Store. Quindi certo non mi tolgo il damage output. Sì, puoi portarti, sì. Ah, guarda, è apparso un particellare. Sì, sì, sì. Questa non l'avevo trovata, quindi mi sento molto stronza. Ok. Attenzione, attenzione. Viola! Epico, raro, incredibile. Io volevo salire su quello, non pensavo che ci fosse un muro invisibile. La mia idea è un danno da caduta? L'ho visto il danno da caduta, anche piuttosto imponente. Vediamo un po'. Iron lever number one. Proprio... Ok, qui c'è qualcosa che brilla. E che quindi... Ah, climb. Ah. Ah, oh, ah. Wow, ok. Fatto platform anni 90, carino. Quindi non era un ibrido con una sorta di terribile creatura alchemica. Sto vomitando comunque quanto sta girando la telecamera. Ah beh, no, stavolta avrei preferito non saperlo. Cioè, cosa, perché mai mi sono una cosa del genere? Guarda che carino, cara. Guarda come trottano. Guarda come trottano. Guarda come trottano. Guarda, guarda, guarda. Cavolo. Aspetta, 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 dammi il tempo, dammi il tempo. Ah! Scivola via. E ora attacco caricato. Ok, la spada non si è rotta. No. Ok, l'abbiamo rotto. Sono molto deluso dal fatto che non abbia potuto fare bene. Hai ragione. Male. Ero rimasto così dolorosamente deluso da quello che era successo con il target. Hai ragione. Hai ragione. La finestra è ovviamente... non stare alla tua. Cosa sta... cosa sta succedendo? Golden Experience... no, Gold Experience Requiem. Questo è Gold Experience Requiem. Questo è il lavoro di un enemy stand, di un ally stand. Oddio. Ok, lascialo stare. Aspetta, diventa imminente rule 34 adesso. La smetti! Abbassati, abbassati. Non ricordo più come si fa. Quadrato. No, non è, no. E no, ti devi accucciare un po' in prospettiva. Sto piangendo. Guarda, pensa che ti uccide. Vabbè, possiamo andare avanti. No. Ormai mi sa che è infatti. Ok. Devo scoprire se il danno è maggiore. L'abbiamo perso, sto piangendo. Io sto piangendo. Minchia! Un colpo! Te l'avevo detto di non farlo. Ho capito, ma io pensavo che tutto quello che stessi facendo ora, anche a combattere i nemici, mi stesse abbassando la durability. Invece no. È solo rompere le casse che rompe la durability. Ma che stronzata! Sei cattive! Carine le pozioni luminose, ok. Un cazzo? Ma il mio Perry? Non è entrato. Ma fa lo stesso danno! Hai ragione! Non c'è il minimo premio nel farlo! No, è stupido! È stupido, esatto. Fa un sacco di consumo, un sacco di stagna e appunto così fa fare meno colpi. Perché finisci la stamina molto prima. Molto colpi. Io credo che questi si siano lasciati un po' prendere la mano dall'ispirazione. Ah, adesso ti sei coinvolto? Solas. Ma smetti. Che se Solas che ti punisce comunque. Un colpo, come dicevi? No, no, allora no, un colpo e non eri manco full. Prima... alla build pre-lancio un colpo e basta, anche se eri full. Eh sì, no, tu mi hai detto ti shottano, quindi ho pensato o esagera o curarmi. No, no, non no. Serve perché se shottano. No, shottano. Adesso vi shottano, ora ti lasciano con tanto di vita. Ah, con un colpo. Allora sì, mi sarei dovuto curare. Però a questo punto risolve, cioè si evidenzia il fatto che se vuoi essere efficiente il target è una stronzata. Ho capito, mi stai dicendo che adesso ho ancora meno caratteristiche. Ah, sì. E torno qui. Sì, vabbè, vai. È tutto respawnato. Vai, vai. Trotta, trotta. Ma... but why?
E la pozione viola? Salvibrew. Vabbè, veleno. Sì, probabile. Non l'avevo mai trovata. Io là ho fatto una brutta fine per una cosa che non ti posso dire. Ok.